Dunque, per l'ultima parte della lezione odierna ci dedicheremo allo studio della percezione. Cominciamo con questa bellissima immagine. Sapete questa immagine che cos'è? Questa immagine Yes. è quella che si chiama configurazione instabile, cioè voi potete deci dovete decidere se quell'immagine che avete davanti è un'anatra o è una lepre, ma non può essere entrambe le cose. Perché parto parlando della percezione con questa immagine qua? Perché la scuola della Gestalt, di cui avevo parlato durante la nostra carrellata storica, proprio studiando questo tipo di immagini, quelle che noi chiamiamo comunemente illusioni ottiche, andò in qualche modo a scoprire le leggi che regolano nella nostra specie la costruzione dei percetti. Ricordate cos'è un percetto? Ve l'ho detto l'altra volta. Un percetto è una configurazione saliente, cioè che ha significato per noi, di stimoli sensoriali che vengono uniti in un oggetto che chiamiamo oggetto percettivo o oggetto fenomenico. È importante ricordare che la percezione avviene non soltanto dai sensi verso il centro, ma anche al contrario. Noi chiamiamo queste due modalità di organizzazione delle informazioni bottom-up e top-down. La percezione bottom-up è quella che organizza le informazioni a partire dagli stimoli sensoriali e che, Un mettendole attimo più insieme, lentamente. oddio, allora, la percezione sensoriale che parte dagli elementi minimi e che va a costituire, per sommando questi elementi minimi, unendoli insieme, un oggetto percettivo, è detta bottom-up, perché parte dal fondo e sale verso sotto. Il modello di percezione che si basa sulla percezione bottom-up si chiama percezione diretta ed è quella secondo cui la percezione è un processo che nasce dal raccogliere informazioni nell'ambiente. Tuttavia, noi sappiamo che moltissimi degli oggetti percettivi che creiamo, li creiamo a partire da una categoria innata che possiamo avere nel cervello o da una conoscenza precedente acquisita per l'esperienza. Questo modello si chiama top down perché parte dalla cima, cioè dalla categoria, dalla fine, e va a ricercare all'interno dell'ambiente quegli stimoli che possono rientrare nella categoria. La percezione che si basa sul modello top down si chiama percezione indiretta e vede il processo percettivo come qualcosa di attivo, di costruttivo e che può essere influenzato anche da fattori emotivi o motivazionali. Ok? In realtà l'atto percettivo è sempre e comunque basato su un incontro tra bottom-up e top-down, d'accordo? Questa è una cosa molto importante da tenere a mente, veramente molto importante, lo vedremo anche fra un po'. Ritorniamo però alla questione della Gestalt, no? Come vi dicevo prima, cioè la scuola di Berlino, la scuola della Gestalt, a un certo momento va a elaborare dei principi che vengono chiamati principi di unificazione formale o anche leggi di formazione dell'oggetto fenomenico, questo è un linguaggio un po' più consono ai filosofi, o anche semplicemente leggi della Gestalt. Le leggi della Gestalt sono i principi che spiegano come il nostro cervello organizza gli stimoli che arrivano dall'ambiente in maniera attiva e innata, perché i principi della Gestalt sono innati, ora vedremo perché hanno anche un importante valore adattativo. È importante tuttavia ricordare che tutti i principi della Gestalt si riposano intanto su un concetto che è quello di campo percettivo, no? Gli elementi che io vedo nell'ambiente, questo mi sembra l'abbiamo già detto, il triangolo di Kanizsa, io non vedo gli elementi singoli, ma vedo gli elementi per come essi si dispongono all'interno di un campo e questo crea l'oggetto fenomenico. In questo caso l'oggetto percettivo dei due triangoli viene costruito a partire dalla presenza nel campo percettivo di differenti elementi che mi dicono, ogni volta che hai visto una cosa del genere, c'erano quelle forme lì, non c'erano i cunei, i Pacman, c'erano dei triangoli e delle sfere nere. Un altro principio fondamentale della Gestalt, che forse dobbiamo dire prima degli altri, è il cosiddetto principio di figure di sfondo, che ha anche a che fare con quella storia dell'instabilità della percezione. Quando noi vediamo un oggetto, lo stagliamo sempre su uno sfondo. Ok, nel momento in cui voi guardate in questo momento la scocca del vostro computer, lo mettete su uno sfondo percettivo che è quello che ci sta dietro. Noi concentriamo la nostra attenzione su un oggetto, su alcuni oggetti che stanno su uno sfondo. Spesso e volentieri alcune illusioni ottiche, come quelle che vedete nella slide qui, tra Batman e Joker e Pierino e il lupo,
si basano sul fatto che nel momento in cui voi decidete che un oggetto percettivo è quello a cui state prestando attenzione, per esempio il volto di Pierino, allora lo sfondo diventa il lupo e viceversa, d'accordo? Questa è una cosa molto, molto interessante e anche molto importante. Le leggi della Gestalt tuttavia sono parecchie. In generale Max Wertheimer diceva che c'è un principio cardine, che è il principio della pregnanza, cioè il principio della pregnanza, quando una cosa è saliente, ha significato per noi, ha senso per noi come specie, allora tenderemo a vedere certi oggetti. Fatto sta che noi possiamo scomporre questi principi, questo principio di pregnanza, in diversi principi di formazione dell'oggetto percettivo. Per esempio, guardate la G. Il principio che vedete qua nell'opera è il principio di chiusura. Tecnicamente questi tre segni che compongono la G sono diversi tra loro. Eppure nessuno di noi, una volta dopo aver imparato che la G è fatta così, vedrà tre segni differenti, ma vedrà una G. Tenderà a chiudere automaticamente gli stimoli che vede. Alla stessa maniera, i diversi quadratini che compongono la E, diversi per colore, non li vediamo come una macchia di colori arbitrari grigio e nero, ma vediamo chiaramente una E. Perché? Perché tutti i pallini neri sono vicini tra di loro, hanno una prossimità e quindi noi sfruttiamo quella prossimità per vedere la E. Alla stessa maniera, c'è un principio, che il principio che vedete elencato nella S è il famoso principio di buona continuazione, cioè tecnicamente la S e la barretta bianca sono fatti da oggetti differenti tra di loro, no? Perché la barretta bianca spacca la S a metà, mentre invece le curve, le anse della S spaccano la barretta bianca ai suoi due poli. Ciononostante, voi vedete una S e un bastone che ci sta in mezzo. Non so se è chiaro che questa è forse una delle più importanti, dei più importanti esempi che possiamo fare per comprendere il valore adattativo delle leggi della Gestalt. Da un punto di vista proprio di evoluzione del nostro cervello, abbiamo imparato facilmente che se vedevamo una parte di serpente sotto a un bastone, dall'altra parte un altro serpente, non erano due serpenti morti, era un serpente solo con un bastone sopra. Quindi sapevamo che sotto c'era un unico oggetto percettivo, che era l'oggetto chiamato serpente. Capite che questo è abbastanza comodo, no? Soprattutto quando vivi in quell'ambiente che dicevamo pure prima. Qua Alfonso, cioè quando vivi all'interno della savana, c'ha molto più senso. Esistono poi ovviamente ancora altri principi, in particolare tendiamo ad assumere come parte di un unico gruppo delle cose che sono simili tra di loro, e nella A e nella L vedete di nuovo la figura e sfondo, il principio di figura e sfondo che abbiamo visto meglio nelle altre immagini. C'è inoltre da ricordare che anche il contesto è qualcosa che attraverso la legge del campo percettivo può influire sulla nostra percezione. Questo segno, il segno centrale, può essere considerato come una B se leggete in senso orizzontale la linea ABC, ma diventa immediatamente 13 se la leggete in maniera verticale, se leggete 12, 13 e 14. Alla stessa maniera, lo stesso segno può essere una H o una A, a seconda che gli elementi di contesto intorno a sé dipingano quel segno come parte della parola the o della parola cat. Ok? Ovviamente un'altra dei fenomeni interessanti nel campo percettivo è quella delle costanze percettive. Avrete fatto caso che noi tendiamo, per esempio, l'ho fatto l'esempio l'altra volta anche io, no? Se io sposto il mio viso all'interno del vostro campo visivo e lo ruoto, l'oggetto è cambiato dal punto di vista delle sue componenti elementari, perché sono arrivate diverse onde di luce a riflettersi sulla mia pelle e a inviare un certo tipo di spettro luminoso alle vostre retine. Ciononostante, se io muovo la faccia, anche se nel vostro campo visivo è più piccolo o più grande, uguale se io la ruota la sposto in movimento, voi vedete sempre la stessa faccia. Questo è un fenomeno chiamato fenomeno di costanza percettiva. E su cosa riposa? Riposa sul fatto che noi tendiamo a identificare delle invarianti all'interno dell'ambiente che ci permettono di mantenere una same-selfness, si chiama, cioè proprio una costanza, un'unicità dell'oggetto, nonostante le modificazioni e le interazioni dell'ambiente circostante. Questo ovviamente può anche essere truccato in qualche maniera. Vi ricordate ieri vi ho parlato del museo della mente, no?
Dove mi farebbe piacere portarvici un giorno magari. Ecco, nel Museo della Mente è presente una camera, che è una camera che si chiama Camera di Ames, che è quella che vedete qua in questa foto, che in realtà è un video, questo l'ho fatto con le mie studentesse americane quando ce le ho portate la prima volta. Ecco, la Camera di Ames sembra una camera normale. E però potete vedere che in realtà è semplicemente una camera che è illusoriamente normale. In realtà ci sono degli scalini, ma voi dal buco da cui la vedete non potete fare altro che vedere la camera come se fosse unica e normale. E ecco che vedete che questo dà vita a un'illusione per cui spostandosi all'interno della camera si sembra crescere tantissimo, no? Questo perché voi, il vostro cervello è fregato dal fatto che il pavimento vi sembra una costanza percettiva, vi sembra parte di un'unica stanza, quando in realtà là c'è un dislivello che è impossibile da vedere dal foro attraverso cui si vede questa stanza qui. Questa è un'illusione basata sulla costanza percettiva, per l'appunto. E andiamo avanti, ci muoviamo verso la conclusione della giornata e parliamo di una specifica teoria della percezione, una teoria che è molto importante anche per le ricadute epistemologiche che ha sulla psicologia. Sto parlando della teoria ecologica della percezione e in particolare l'approccio di Gibson che negli anni 70 introduce questo termine fondamentale che è il termine di affordance. Che cos'è un affordance? L'affordance è dove la percezione e l'azione si incontrano. È la nostra capacità di rompere quella separazione arbitraria che facciamo in psicologia tra vedere qualcosa e interagire con qualcosa, ed è il motivo per cui quando io vedo una penna, io so già che tipo di movimento posso, che tipo di interazione posso fare con lei. Nessuno di noi prenderebbe una penna così, no? In questa maniera qua, con una presa di forza, cioè a meno che di ammazzare qualcuno, ma insomma, non sceglie una penna. Quando vedo una penna, io so che la presa da fare è questa, o comunque una presa di precisione di qualsiasi tipo, pensate alle bacchette. Alla stessa maniera, se penso di dover prendere la mia custodia degli occhiali, non penso di doverla prendere così, no? D'accordo? Secondo Gibson, l'affordance è un invito percettivo all'azione che l'ambiente fa nei confronti dell'organismo, ok? E questo è molto importante perché da un punto di vista concettuale ha aperto a quella fase delle scienze cognitive che noi oggi chiamiamo la fase dell'inattivismo, in cui percezione e azione sono molto più sfumate di quanto non sembri. In ogni caso, la teoria ecologica della percezione è una delle possibili teorie, perché ad esempio per molto tempo, negli anni 70 e 80, noi ci siamo dedicati a cercare di proporre dei modelli computazionali, perché conoscendo per esempio della visione in particolare, conoscendo la complessità cito-architettonica e funzionale della nostra corteccia visiva, abbiamo cominciato a pensare che magari la nostra corteccia costruiva più in maniera bottom-up. Quindi partendo dai singoli elementi, gli oggetti percettivi computando i differenti stimoli. Questa teoria è nota come teoria computazionale di Marr e prevede tre fasi per per la percezione visiva. C'è una prima fase in cui si fa uno schizzo in due dimensioni di quello che si vede, e a partire dagli elementi di luce, di contorno e di convessità dell'immagine. Dopodiché, secondo Marr, si fa uno schizzo a due dimensioni e mezzo, in cui si elabora anche la profondità rispetto all'osservatore, e infine si ottiene un modello tridimensionale basato anche sull'esperienza, in cui confrontiamo il modello percettivo dell'elemento che abbiamo davanti con quelli che abbiamo già visto, che abbiamo già conservati e stoccati in memoria. Ovviamente la teoria computazionale di Marr è una teoria estremamente complessa, anche molto più complessa di come ve la sto ponendo io. È importante però ricordare che anche questi approcci più bottom-up, che pur non esaurendo completamente il discorso percettivo, sono estremamente utili. Per esempio, sono i modelli attraverso cui noi insegniamo alle macchine a vedere le cose, no? Machine learning si basa su tutto questo tipo di approcci, cioè gli approcci computazionali alla visione. Rimane il fatto che io, questa è almeno la mia opinione, dobbiamo prendere in considerazione moltissime teorie diverse per comprendere i meccanismi percettivi. Se da un lato teorie come quella computazionale possono spiegarci la parte più basilare dell'assemblaggio dei differenti stimoli, dobbiamo sempre comunque ricordarci che un'elaborazione top-down è necessaria a questo riguardo. D'accordo? Niente, va bene, poi il resto se no mi anticiperei troppo. Ragazzi, ci sono delle domande rispetto a quello che ci siamo detti ora? Così andiamo a concludere la giornata.
Sì, se possibile, volevo capire se il problema di disgrafia, che adesso è tanto rilevato nelle scuole, a volte forse anche un po' abusato, è relativo al discorso della percezione e anche al fatto che noi come convenzione abbiamo scelto di utilizzare delle lettere che effettivamente si somigliano molto, cioè noi abbiamo scelto disegni grafici che non aiutano tutta una serie di persone, quindi più che... A volte mi viene da pensare che più che un problema dei disgrafici ci sia un problema nella nostra scelta di un segno che non sia univoco. Tu parli della D, la B, la P e la Q, vero? Esattamente, certo, in Allora, particolare sì, la E là un pochino, però c'entra in sì. parte con la questione percettiva. Ma in che senso? Poi ne parleremo bene quando parleremo dei disturbi dell'apprendimento. Noi, e questo l'abbiamo capito bene gli gestaltisti, abbiamo delle categorie innate nel cervello. Cioè, in che senso? L'evoluzione ci ha fornito delle categorie su cui noi ci basiamo per riconoscere cose che sono sempre state salienti per la nostra specie. Ti faccio un esempio su tutte: le simmetrie. Noi siamo fissati per le simmetrie, come quasi tutti gli animali, eh? Non è che ce l'abbiamo soltanto noi, i mammiferi in particolare, ma in realtà moltissimi animali sono fissati per le simmetrie, per un motivo semplice: i viventi sono simmetrici. Quindi se vedo una cosa nell'ambiente che è simmetrico, ci sono delle ottime probabilità che sia qualcosa di vivo, quindi o qualcosa che posso predare, o qualcosa da cui posso essere predato, ok? O un mio conspecifico, o qualcosa di buono, la differenza tra un sasso e una pianta, ok? Poi siamo arrivati noi e abbiamo detto, ragazzi, inventiamo un sistema culturale di segni visivi per comunicare, no? E abbiamo inventato anche dei segni che, per esempio, la D, la B, la P, la Q minuscole sono lo stesso segno, sono solo orientate diversamente nello spazio. Quando noi impariamo a leggere, che cosa facciamo? Sfruttiamo la plasticità nervosa durante un certo periodo critico per ricablare, cioè proprio per riconfigurare i circuiti e spezzare, per esempio, i circuiti delle simmetrie e dirgli no, non devi guardare simmetrie, devi guardare la differenza nello stesso segno di orientamento. Questo è il motivo per, è il processo neurobiologico che sta alla base dell'apprendimento della lettura. Alcune persone non se non riescono con tanta facilità a farlo, e quelle persone sono le persone che chiamiamo soggetti con dislessia o con disgrafia. Ok? Poi la disgrafia è un po'. Questa ha più a che fare con la dislessia, questa spiegazione. La disgrafia è un po' più diversa, Claudia, ma insomma, poi ne possiamo rientrare perché tanto quello è un approfondimento che faccio sempre per il PF24, quindi avremo modo di parlarne dettagliatamente. Comunque sì, in questo senso ha a che fare con la percezione. E avremo possibilità di avere qualche suggerimento su come aiutare chi ha questo tipo di problematica? Qualche accorgimento? Ok. Certo. Grazie. No, assolutamente. Poi vi ripeto, Grazie. potete anche sempre andare a vedere le altre mie lezioni di didattica speciale, in cui mi occupo proprio di questo. Non lo fate con me l'esame di didattica speciale, ovviamente per voi io insegno psicologia, però medicina la insegno e i video stanno sempre lì sul canale, quindi insomma li potete andare sempre a vedere in cui trovo qualche altra dritta. Altre domande? Sì, le volevo chiedere una cosa. Anni fa, questo fa parte della rubrica Leggende metropolitane, nel senso che era un discorso uscito tanti anni fa con gli amici, non ho mai approfondito direttamente, però parlando era uscito fuori il tema magari religioso, le stigmate, e con questo mio amico fisico che era anche marcatamente agnostico, diciamo. Parlavamo del fatto che ci fossero stati degli esperimenti, diciamo, del CNR, quindi diciamo, questi soggetti che presentavano questa fenomenologia erano messi in stanze chiuse e venivano poi osservati agli infrarossi la comparsa di questi segni. E quindi effettivamente il fenomeno, diciamo, io ecco, non ho verificato che appunto ci siano stati fatti questi esperimenti, però assumendo che fosse una cosa vera, diciamo, forse volevo sapere se ne ha sentito parlare tu, se ne hai sentito parlare, perché sembrerebbe poi, ecco, sempre relativo a quello che riesce a fare il cervello, perché, diciamo, per un agnostico, diciamo, un abbozzo di ipotesi è quella che il cervello riesca in questo caso magari a inviare, diciamo, dei messaggi, comandare le cellule come fa per mille altre funzioni, e quindi a comandare un'autodistruzione, magari. Ecco,
Ecco, volevo sapere se tu hai avuto modo di leggere qualcosa, se... Grazie, bella domanda. Allora, sugli studi sulle stigmate io tendo a rimanere scettico. Io, insomma, sono un agnostico razionalista personalmente e, come dire, conosco più casi di gente, anche molto famosa, anche santificata, che se l'è fatta da sola le stigmate, di gente a cui sono comparse. Ma, scusate, casi storici, non è quello di voi. Ciò nonostante, il tema che tu sollevi è sicuramente interessante perché è vero, nel senso non prendiamo le stigmate, sono anche una questione molto carica ideologicamente, no? Perché c'è una questione, come dire, anche di sensibilità religiosa di ciascuno. Prendiamo un caso più semplice, l'effetto placebo e l'effetto nocebo. Sapete cosa sono, no? L'effetto placebo è l'effetto per cui tu ti curi nonostante tu abbia ricevuto acqua e zucchero, l'effetto nocebo è l'effetto per cui ti avveleni nonostante tu abbia ricevuto acqua e zucchero. Io ho conosciuto un ricercatore del CNR, l'Istituto del Gran Sasso, dove si lavora molto sul placebo, che ha raccontato questo esperimento che a me rimane, che poi ho letto il paper, insomma, quindi ero proprio sicuro, ma è stato replicato tantissime volte. L'operazione di rimozione del tumore ai polmoni è una delle operazioni peggiori che si possono fare dal punto di vista del dolore. Perché devi togliere, segare le costole, devi rimuovere il polmone è molto innervato, quella è un'area molto dolorosa. E la gestione del dolore post-operatorio del tumore al polmone è devastante, si può fare solo con la Novalgina, cioè sapete che la Novalgina è uno dei farmaci, degli antidolorifici più potenti e aggressivi che ci sia, fa anche molto male al cuore, motivo per cui non lo si dà più. Ma la Novalgina effettivamente è un farmaco di elezione per il post-operatorio del tumore al polmone, perché effettivamente ti dà molto, molto sollievo. Vabbè, gli esperimenti sul placebo si fanno sempre, no? Gli esperimenti sul placebo, con gli esperimenti con placebo si fanno sempre nei trial clinici dei trial farmacologici, e quindi tutti sapevamo già che a molte persone a cui si dice soltanto ti abbiamo dato un farmaco ma non gli si dà niente, non sentono più il dolore. La cosa interessante che ci fece vedere questo collega è che a delle persone a cui venivano somministrate dopo questa operazione dosi da cavallo di Novalgina, ma gli si diceva non ti abbiamo dato niente, continuavano a sentire il dolore nonostante la Novalgina. Ora, la capacità che ha la mente di influenzare le reazioni del corpo è immensa, è sconosciuta per la maggior parte dei casi, anche perché la psicologia scientifica ci ha sempre avuto un po' di angoscia nello studiare queste cose qua, perché lo vedremo anche quando parleremo un po' della coscienza. Questo è molto legato a una polemica, che è una polemica ideologicamente molto carica, quella sull'esistenza dell'isteria. Ovviamente quando dico isteria dico sempre isteria tra virgolette, non voglio utilizzare questo termine, non è una categoria nosocrafica, anzi è una parola che dietro di sé c'ha delle cose devastanti. Sapete, no, da dove viene la parola isteria? Viene dalla parola greca per dire utero, perché nella psichiatria occidentale le donne sono isteriche, gli uomini sono melancolici, poverini, no? Invece le donne sono isteriche, c'è chiaramente un discorso di sessismo profondo. Però l'isteria che cos'è? L'isteria che oggi esiste ancora, se lo chiamiamo con un altro nome, la chiamiamo disturbo da conversione, non l'associamo più a un genere particolare, è il disturbo psichiatrico per cui tu converti fisicamente un qualcosa che hai in testa, un dolore che hai in testa. Io non penso che si possa curare una malattia col pensiero. Penso, se avete capito che intendo, penso che la mente possa creare delle condizioni a livello inconscio per cui un corpo può guarire o peggiorare. Vi dico perché la situazione deve essere presa con le pinze. Ci sono stati degli autori in passato che hanno sostenuto che i tumori venissero perché eri stressato, perché eri nervoso, perché c'avevi un problema. Ci sono ancora dei ciarlatani che lo dicono. La verità è che, soprattutto su questioni come il cancro, la vicenda è molto più complessa. C'è un problema genetico, c'è un problema di ambiente, di retrazione epigenetica sulle cellule. La mente, le condizioni mentali cognitive di un soggetto possono influire su questo? La risposta è certamente sì. Non penso che possano provocarlo o curarlo per sé,
Non so se mi sono spiegato, non so se ti ho detto, se ho dato la risposta. Uguale, io non credo che una persona possa con la mente provocarsi una lesione come le stimmate, cioè stimmate adesso un buco nelle mani, nel senso, quindi non vedo come noi siamo in grado di poter creare in maniera endogena un danno, per esempio, alle strutture ossee, no? Cioè, in una notte mi sembra un po' improbabile. Sono certo che una predisposizione mentale, per esempio alla depressione, ti fa sì che tu ti ammali di più. Il sistema immunitario risente tantissimo di come stai a livello emotivo, chimico. Quindi questo è accettabile. Sulle stimmate, in particolare, non penso che sia accettabile fare un discorso del genere, per cui rimane o la malafede, e quella è stata provata tante volte, o i miracoli, ma quello non è, cioè, quello non è materia mia. Ammesso che esistano e non ci scommetterei 5 euro. Non sono competenza mia, sono competenza eventualmente del divino, ma ripeto, non è, cioè, un atteggiamento che io posso accettare da un punto di vista culturale, da un punto di vista, come dire, scientifico, non è un'ipotesi che tengo in contemplazione. Perché non, cioè, non riuscirei neanche a vedere dove può esserci un modello eziologico di questo tipo, no? Cioè, nel senso, io conosco molto bene il rapporto che ci sta tra il sistema nervoso e il sistema endocrino. So, per esempio, che quando si dice quella persona è stressata, gli facevano il malocchio, gli è venuto l'infarto, posso spiegarlo, cioè posso cercare di spiegarlo, no? Posso pensare il fatto che magari una persona, vivendo sempre all'interno di un ambiente sociale in cui si sentiva vessato, in cui si sentiva colpito e preso di mira, sviluppa continuamente citochine e cortisolo, a un certo punto il sistema cardiaco crolla, quello muore. E capisco anche che gli esseri umani tendono sempre a correlare le cose, quindi dicono, vedi, quello è morto perché c'era il malocchio. Succede, è una cosa che è molto comune. Su queste cose si può spiegare l'influenza della mente sul corpo. Io penso che corpo e mente siano una cosa unica, eh? Cioè la mente è il nostro corpo e viceversa. Non penso che cose così forti siano spiegabili semplicemente con dei meccanismi di questo tipo. Non so se ti ho risposto. Sì, infatti no, ma anch'io non è che avevo preso una posizione, appunto essendo una cosa molto grossa come risposta, appunto ti chiedevo se magari avevi avuto qualche, ti era capitato, diciamo, di Mi è capitato di leggere qualcosa. no, mi è capitato di sentire spesso questa domanda, in particolare la gente solita mi dice, ma quindi professore, la mente può curare il cancro? Io sono abbastanza convinto del fatto che una persona che ha una predisposizione mentale, che lo porta per esempio ad averci un certo equilibrio, squilibrio endocrino, può favorire la presenza per esempio della neoplasia, di un cancro. Come penso che un buon atteggiamento mentale possa aiutarti ad avere un equilibrio endocrino e biochimico che invece magari te lo contrasta. Il cancro, no? Però poi alla fine, sai, una persona depressa sta dentro casa, non si muove mai, beve alcol e fuma le sigarette, è più probabile che sviluppi il cancro. Cioè, a volte È normale che poi accada dal la certo punto risposta di vista. dovrebbe essere sempre quella che ci ha detto Guglielmo da Occam: Enzia non sunt multiplicanda, rasoio di Occam. Se io ho una soluzione, un modello semplice che può spiegare una cosa, non devo aggiungere qualcosa in più, no? E nel caso però dei cosiddetti miracoli, quella è la questione un po' diversa. A parte il fatto, non so, dovremmo chiedere. Ieri ho fatto una lezione, c'era una collega teologa, dovrei chiedere a lei, però so che letteratura in questo senso esiste, ma non ci sono prove del fatto che si possano creare, che non si possono creare stigmate No, o perché pensieri. infatti, come mi ha riferito, questi esperimenti erano sotto controllo del PNR, quindi questi passavano da una fase dove non ce l'avevano ad avercele, quindi rimaneva un fenomeno non spiegato, chiaramente nessuno lì gridava al miracolo. E semplicemente volevo sapere se ti è capitato magari appunto di leggere questa documentazione scientifica, se effettivamente esistesse. Poi per il resto sono allineato con la tua cosa, probabilmente, sicuramente esiste un feedback di interazione fra la mente e le cose. Poi ci sono delle cause, ad esempio, come le fibre d'amianto, lì semplicemente la meccanica la fa da padrona. Esatto. Capisci, io non sono un riduzionista, assolutamente, anzi, però, e sono anche molto aperto, per esempio, il mio interesse nei confronti della coscienza, che vi diventerà palese la prossima settimana, e anche perché io penso che tante cose sono state escluse dall'indagine, no? Psicologica, invece meriterebbero di avere spazio e dignità. Però, è come il sangue di San Gennaro.
Ci sarà una spiegazione? Può darsi, io non la so, cioè non è neanche mia competenza. A che mi risulti non ci sono prove scientifiche e non mi va di gridare al miracolo prima di averle provate tutte quante. Poi la scienza può spiegare tutto? Non lo so, io sono tifoso romanista, dopo aver visto il primo tempo della semifinale d'Europa League, è passata pure a me l'idea che la scienza possa spiegare tutto. Però battute a parte, ci sono sicuramente dei fenomeni. Che sono fenomeni di difficile decifrazione. E io credo che il miglior atteggiamento che hanno le scienze umane e la psicologia sia quella di indagare con occhio critico tutto, senza lasciare fuori nessun fenomeno solo perché è miracoloso, è superstizione. Però poi bisogna anche attenersi al metodo scientifico. Comunque mi informo, comunque mi informerò. E Elena fa notare giustamente Ettore, sì, che era proprio lui che chiamava per il fiero pasto, come avrebbe detto Dante. Quindi, se non ci sono altre domande, io mi darei e vi darei il fiero pasto, così possiamo tutti andare a mangiare e ci vediamo venerdì prossimo. Va bene? A venerdì, grazie. Ciao ragazzi, grazie a voi. Questo gli faccio una domanda. Sì, prego, Grazie. prego. Ciao, voi uscite, voi uscite. Ciao, 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 ciao. Arrivederci.